Ciao a tutti e bentornati nel canale di Null Space Project. Oggi siamo nel lato B del nostro garage perché dobbiamo presentarvi un progetto che io e mio fratello abbiamo fatto alcuni anni fa. Infatti in mano non ho nulla perché dobbiamo aspettare che questo progetto arrivi qui da solo. Quindi aspettiamo che il mio amico arrivi e ve lo mostro. Bene, ora passiamo a snocciolare le caratteristiche di questo cruscotto. I display sono LCD da 4,3 pollici ad alta luminosità. Nel display di sinistra abbiamo contagiri sia numerico che visivo, velocità in chilometri orari, temperatura motore, temperatura esterna, livello benzina sia visivo che in percentuale, tensione batteria, quindi un voltometro, e altitudine sul livello del mare. Mentre nel display di destra abbiamo un sistema Android Auto completo con altoparlanti stereo, microfono integrato nel cruscotto, Google Maps, assistente vocale, notifiche di tutte le app di messaggistica, la possibilità di ascoltare musica, chiamate vocali sia in entrata che in uscita e piena compatibilità con l'interfono da casco. Allora, adesso passiamo allo smontaggio del muso avanti, così controlliamo a che punto sta tutto l'impianto interno e soprattutto sistemiamo uno schermo che si era leggermente allentato. Quindi inizio con lo smontare gli specchietti. Svito le viti della Y in plastica e la stacco dal muso. E inizio a svitare le delicatissime viti in plastica del cupolino. Basta un attimo per spezzarle. Tolgo il cupolino. Poi tolgo lo scudo protettivo e subito si palesano a me tutti i componenti interni dello scooter. Allora, come si può notare, la strumentazione originale rimane, è solamente stata spostata leggermente più indietro. E questi sono i due tappi, il tappo centrale con il display. Sto togliendo lo scudo anteriore, così posso anche vedere in che condizioni sta il sensore di temperatura e umidità. A prima vista sembra intonso. Questa è la nostra schedina che gestisce tutto il sistema. Adesso provvederemo a togliere la strumentazione originale per poi fissare meglio il display. Ora con la mia calma olimpica sigillo per bene il display in modo tale che questo non si possa più muovere. Il cruscotto è dotato anche di casse audio per far sì che si possa ascoltare l'assistente vocale e quindi anche rispondergli. Adesso proviamo. Lo scotto funziona. Prima di rimontare tutto proviamo. Il navigatore si sta avviando. Eccoci qua. Procedi in direzione sud-est da via Bellini verso via Salvo d'Acquisto. Questo è il navigatore che è partito. Questo cavo invece è la prolunga dei tre pulsanti che sono sul cruscotto originale. E i tre pulsanti sono questi. 1, 2 e 3. E adesso la prova finale. Accendiamo. Tre chilometri. E il navigatore che parte. Wireless, e ecco qua. E ecco Google.
Andrea Edaudo, cruscotto, benzina, temperatura motore, temperatura esterna, tensione motore e altitudine. E premendo i pulsantini c'è l'accensione del computer centrale. Ovviamente in questo caso non abbiamo usato approcci strani, nel senso non abbiamo messo il classico filo di rame attorno alla candela per vedere i contagiri, non abbiamo messo GPS per vedere la velocità, ci siamo collegati direttamente alla centralina, abbiamo sniffato i dati, è stato un lavorone, l'abbiamo fatto, funziona. Io volevo ringraziare Yuri che in me ci ha creduto, anzi in noi ci ha creduto, adesso... E c'è un cruscotto anno 2023. E c'è un cruscotto anno 2023. Ciao, grazie io. Bene ragazzi, anche questo video è terminato, l'abbiamo portato a casa, spero che vi sia piaciuto. Vi ringrazio di averci seguito, mi raccomando commentate, seguiteci, cliccate mi piace e soprattutto iscrivetevi. Da me, dal T-Max, da Yuri e da mio fratello in remoto, vi salutiamo. Ciao!